Salve a tutti, gente, sono lì e siamo tornati su Minecraft con una nuova casetta che faremo qui vicino al mare, qui vicino alla gallina. Però questa volta ce la studiamo con calma, ho fatto la mia serie di fornaci che fanno un po' di vetri e della pietra che mi cuoce. Ho fatto del granito levigato, il granito levigato si può ancora lavorare in qualche modo. Quindi, ok, il granito, questo levigato, utilizzeremo per fare, diciamo, l'entrata, che poi sarà anche porticato, facciamo leggermente più indietro, a scavare scaveremo un po' alla volta man mano che abbiamo intenzione di costruire. Facciamo, allora, la casa partiamo, dovremo rilasciare 2 la porta di entrata, perché questa sarà la nostra mega super villa. E qui ci verranno le due porte, che in questo caso mi piace tanto perché adesso che abbiamo saranno fatte di betulla, veramente un materiale spettacolare. La betulla mi piace tanto. Anche sotto mi metterò a fare anche i dettagli, solo ovviamente perché se volete farci caso siamo di un livello più alto e la mia casa vuole essere un piano rialzato, quindi così se mi piace. Appena entriamo, adesso faccio gli scavi per le pareti, ci sarà un piccolo corridoio, diciamo di 4 leggermente sfalsato in questo modo, questo deve essere più nudo, diciamo, e inizio a raccogliere la roccia che abbiamo messo a cuocere in modo da salire ancora di più di livello. Ho lasciato pure i diamanti a casa, non cazzarola. Ho fatto un po' di scavo, c'è del vetro. Quanto abbiamo? Allora aspetta un secondo, perché se facessi una cosa di questo tipo forse sarebbe ancora più carino. Ok, saliamo ancora di uno qua in questo modo, quando sembra uno scheletro per il dentro, e mettiamo due blocchetti di vetro qua. E già è tutt'altra cosa così, no? Dato comunque dovrà essere più alta la nostra casa. Ok, tornate a noi. Facciamo così per fare più veloce. E ci facciamo questi materiali. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Eccolo qua. Saliamo prima di 1. Ok. Poi mettiamo questa parte qua chiusa. 1, 2, 3, si scende e facciamo 1, 2, 1, 2, 3, ho sbagliato a piazzare quello, ok, e chiudiamo così in questo modo. Qui ci saranno le prime vetrate, poi da questa parte partirà la prima stanza e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, così, così abbiamo 23 blocchetti, ok, cerchiamo di farle quante più simmetriche possibili, 3, 4, 5 e 6, forse facciamo 7, sì, questa sarà leggermente in forma allungata e poi dovremo tornare in quella direzione. Tanto che dovremmo cambiare prima o poi, e chi se ne. Ok, mi sono fermato giusto giusto, bravo, il mattone principale della mia dimora sarà appunto questo, il materiale principale. Sì, ho intenzione di lasciare tutti gli angoli in questo modo, che poi gli faremo un abbellimento in futuro. Non so ancora quale, non so ancora come, ma lo faremo sicuramente. Allora, avendo noi questa prima stanza, dobbiamo anche fare una porta per entrare in questa stanza, no? Quindi sarà sempre un abbellimento, sarà utilizzato. E quindi ci siamo già a buon punto così, eh? Diciamo che la parte interna può essere tutta murata senza problemi. È arrivata una mosca a rompermi le scatole. Questo
questo pilastrino qui lo si può chiudere senza problemi e così via. Sulle porte ci sarà sempre il nostro carro vetro. Ok, facciamo un attimo questi due pilotini qui nei lati. Ok, facciamo anche di qua. Iniziamo a chiudere così dai, così, in modo che abbiamo già la nostra prima camera, seppure senza pavimento ancora. Il pavimento abbiamo un materiale spettacolare e quindi forse ci avete capito quanto intenzione utilizzare come no? E appunto sì, sarà la pedula, farò le lastre in modo che questa sarà la nostra camera da letto. Fatta dispari, quindi sì, vedete la porta centrale, quindi perfetto, il letto singolo ci sta, visto che è una partita, una serie in single player, ci sta, questa porta ci sta. Mi vado a fare un attimo il pavimento, ci vediamo tra un istante. Allora, la casa sta prendendo forma. Non vi nego che io con la pedula penso di fare il pavimento di tutta la casa senza troppi pensieri. Tant'è che devo iniziare a prorompere un po' di più per fare ciò. Poi lo farò con calma. Visto che ciò al momento cosa farne, vi volevo mostrare qual era la mia intenzione appunto per questi pilastri che mi restano. Se io adesso dovessi rompere, mi si fa il lago di lava, di acqua così, quindi devo togliere qui. Eh no, dai, dai, dai. Ok, quindi fino a quando non avrò fatto un tetto, devo tenere questa terra così brutta. Allora lo andiamo a fare adesso, almeno il tetto del corridoio. Il fatto che si vede qua sotto non mi piace, quindi lo chiamo così e abbiamo già un altro inizio di qualcosa. Mi piace, mi piace, mi piace. Devo illuminare quella che è la camera, ma io direi, dici, è una camera da letto, questo è il corridoio, ma chi se ne, io due finestre ce le metto comunque. Ecco, finestre, due blocchi diversi giusto per cambiare, no? Oppure poi ci mettiamo i quadri, non lo so, tutto da decidere. Facciamoci un attimo dei gradini. I gradini, sì, penso che faremo sempre con questo materiale qui, che adesso hanno anche finito di cuocere, che benessere. Accogliamo l'esperienza sale così da poter incantare quando sarà il momento. E abbiamo altro da mettere a cuocere? No. Quindi già sappiamo che con questo materiale non ce la si farà mai, ma non è un problema. Allora, tornando a noi, vediamo che è successo. Dove sono finite le scalette? Eccole qua. 64, non lo so se sono tante. Facciamo una cosa, togliamo queste da qui. Per ora ci accontentiamo di 64. Così. E facciamo 64, 60 anche di queste e andiamo a vedere di costruire. Prendiamo la terra per fare la nostra imboccatura e vabbè, se lo sbaglio anche a piazzarlo. Dobbiamo iniziare a fare queste scale. Per quanto riguarda il punto questo qui, facciamo una cosa, facciamo in questo modo che parte da uno avanti in modo che posso anche mettere quello là in mezzo. Ok? Quindi già sappiamo, porca miseria, iniziamo a cadere. Ok, è uno a sporgenza. Al lato esterno penso che non metterò l'acqua, ma la lava, se riesco. Niente, è tutto da vedere. Deve essere anche, diciamo, a protezione questa nostra dimora, no?
deve essere solo bella. Questo in cosa consiste? Nel fatto che io debba andare adesso a sostituire questi almeno. Questo sicuramente. E di qua, ovviamente il corrugato sarà leggermente più basso. Metterò delle slab in questo mal modo. In questo punto forse ci metto il blocco perché non so se la slab mi basti a mantenere l'acqua. Vorrei fare la prova, male che vada, poi ci metto il blocco, eh. Ok, sembra la mantiene, eh. Sembra la mantiene. Sembra mantenerla. Quindi se la mantiene, noi va bene così, eh. Hanno corretto una ceppa di acqua qua. Cioè, secondo me funzionano anche le farm di visca, queste cose qua. Vabbè, noi non importa. Il corridoio, per quale motivo? Lo voglio fare comunque così. Devo fare solo un'altra prova ancora. Nel caso io mettessi un attimo la slab di qua, mettessi di nuovo questo e lo mettessi così, comunque funziona? Mi sembra proprio di sì, eh. Ok. Allora, verificato ciò, che non hanno fatto un cavolo di niente, io mi sposto tutte quelle slab un blocco più in alto, in modo che abbiamo un pavimento nel corridoio, che nel corridoio appunto dovrà esserci tipo uno stanzino, una mansardina, qualcosa la dobbiamo pur fare, no? E sarà fatta in questo modo. Qui dovrò andare ad accrescere anche questi fattori qua, si consumerà un sacco di materiale, da questa parte cado, sto subendo tanto di quel danno cadendo, porca miseria, mangiamo un attimo un panozzo, mi serve il nostro granito, ne devo mettere altri blocchi così per completare ciò. Questo sarà il piano di sopra. Che porca miseria, Dave. Cosa stai facendo? Il piano di sopra dovrà essere fatto il pavimento comunque di slab. Quindi, diamoci da fare. Dobbiamo sostituire di nuovo la slab. Pazienza, pazienza, poi la si cambia di nuovo. Maledettomi. Maledettomi. Almeno così abbiamo già un inizio di tetto e subisce altro danno. Ma sembra giustissimo, no? Chiudiamo qua un'altra volta, l'ennesima volta. Sicuramente sto andando a mano non la pala. Io adesso, non sapendo ancora, e porca miseria, è la terza volta che sbaglio così, se qui ci verrà un'altra stanza o no, per ora lo lascio in questo modo. Da riempire il secchio d'acqua perché devo averlo sempre con me. Il secchio d'acqua è sempre buono averlo. Mi sposto il letto in casa. È solo su quale lato della camera. Allora vediamo un attimo le coordinate. Il sud è di là, quindi il nord è di qua, il centro è questo, 4 di qua, 4 di qua e ci sta. Ci sta tantissimo. Ci sta tantissimo. Ora devo fare un attimo un paio di una pala e un piccone per questioni più che ovvie. Ok, sento che devo pulire anche con te, penso che vada bene. Raccolgo un po' di sabbia per fare le lastre in camera. Certo che 40 di sabbia con uno di carbone, non so fin quanto possa essermi utile. Devo pulire un attimo l'inventario. La legna la posiamo, i semini li posiamo, la ghiaia non la possiamo usare, la netherrack non lo so se ci serve, sta facendo notte, di vetro ne abbiamo adesso 4, dai, ancora, io togliere di mezzo qui, ragazzi prima di terminare il video devo, in miniera lo devo andare a fare per forze maggiori, dai, uno, un altro, facciamo due lastre, e andiamo a dormire. Dovevo venire a 16, minchia so. Dove sta ceppa 2? Puoi dormire soltanto di notte durante un temporale.
due secondi, devo aspettare. Va bene. Ci siamo quasi. Andiamo a terminare la nostra stanzetta. Poi c'è anche la terminazione, la metteremo subito con le mani, la più rapida che indolore. Ok, questa è fatta, questa è fatta. Ora come illuminazione, io direi mettere qui sulla porta. Abbiamo 9, eh. Ma io forse qui ci metterei i blocchi. Ma nemmeno, no, è bene così. Sulla porta, allora, l'illuminazione ci vuole. E due angoli opposti ci vuole. Poi vabbè, faremo un comodino. Se abbiamo una slab, ce la rialziamo un attimo. Dove ci piazziamo una torcia? No, non mi piace. Non mi piace per nulla. Però io dovrei avere della glowstone nella cesta qui fuori. E no, non ce l'ho. Non l'ho raccolta. Bene, non pica. Comunque, abbiamo una stanza che si rispetti. Questa è la parte centrale, come luce, due blocchi, ne abbiamo 7, 6, 6, e abbiamo un paio di 6, quindi se abbiamo un paio di 6, cosa significa? Dobbiamo aggiungere un po' di torce. Potrei fare in questo modo, così, così, e poi nella parte centrale, che appunto è questa, una qua e una dall'altro lato. Abbiamo fatto anche qui quella che è un attimo è la nostra casa, è la nostra stanza, e poi un po' alla volta ci ampieremo. Allora, la parte era appunto questa. Prossimamente faremo anche altre stanze come la cucina e altro, altro, ancora altro. Per ora vediamoci un po' l'inventario. Il gym è un posto. Mi faccio un paio di ceste da mettere in camera. Ok, penso che 4 dovrebbero bastarmi. Prendiamo tutto il legno, tutto ciò che ha a che fare con la natura, il legno, diciamo. E però ce lo mettiamo qui perché potrebbe esserci veramente utile. Questo, allora facciamo una cosa. Blocchi tutti. Tutti i blocchi, questi qua della costruzione, dice qua tutti i blocchi, questi qui particolari, quelli sono i blocchi facili, diciamo, invece di là, i blocchi difficili. Adesso invece li potrei lasciare qua. Nel prossimo episodio vediamo di fare un'altra stanza o qualche altra cosa. Per questo invece credo che sia tutto, è stato un piacere stare con voi, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti.